La rassegna stampa è offerta da Venerdì 12 agosto, buongiorno a tutti e ben ritrovati con la rassegna stampa di Lecce News 24. Iniziamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero, via al piano anticrisi e scontro, prelievo sui redditi sopra i 90.000 euro, Bossi, Tremonti non mi ha convinto. Oggi il decreto, licenziamenti facili e interviste e interventi sulle pensioni, critiche da opposizioni da parte del PDL. Le interviste squinzi, non c'è tempo, subito sacrifici, Camusso, accanimento sui lavoratori. Sulla destra la scelta della Lega, voto anticipato al 2012. Borse, riparte Wall Street, Milano guadagna il 4,1%, la Consob pronta a bloccare le vendite di titoli allo scoperto. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, una tassa sui redditi alti, si pensa a un contributo di solidarietà 5% sopra i 90.000 euro, euro 10% sopra i 150.000. Tremonti non svela i contenuti alla Camera, Bossi non convince, Fini allibito. Le borse Milano, sprint del 4%, volano Wall Street e listini europei, retroscena asse Cavaliere Draghi, il Premier ora si fida soltanto di lui. Sulla destra Cameron, puglio duro sui social network, pronto a chiuderli. E ora apriamo la pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno. Salento, la costa adriatica devastata dalle ultime mareggiate. Allarme erosione, li definiscono di nuovo sott'acqua. Sulla destra Puglia, vendemmia al via nel segno della qualità. La terra del vino, annunciate nuove DOP e DOC disciplinari modificati. L'assessore Stefano, è merito dei produttori se il 2011 sarà un anno di importanti novità. E ora la Gazzetta di Lecce, erosione, lidi sott'acqua, in ginocchio la costa adriatica, spiagge invase dal mare, chiesto un incontro con Fitto. Perrone, le barriere di San Cataldo hanno retto, ma ora è necessario estendere le difese. Allarme incendi, a fuoco la montagna spaccata, brucia anche la Vora di Casarano, a Santa Cesaria si fa la conta dei danni. Tre roghi a catena aumentati dal forte vento hanno distrutto 5 ettari di macchia mediterranea e pineta. L'allarme e segnali di crisi sull'estate salentine, turisti ci sono ma spendono poco. Lecce, furto nel sedile, ladri forse ripresi dalle telecamere, Monteroni era stato rubato, il fucile utilizzato per il delitto. Infine Tuglie, tentata violenza in manette, un immigrato. Concludiamo con il nuovo quotidiano di Puglia, sezione Lecce, l'ha ucciso a bruciapelo, il delitto al mercato di Gallipoli, incredulità a Monteroni, sgomento a Ruffano. A Borgo San Nicola, droga al marito in carcere durante la visita, arrestata. Sulla sinistra, incendi sulla costa e all'interno, paura e danni, il Salento brucia ancora. Taglio centrale, tenta di violentare uno 17enne arrestato nel centro per minori, un ragazzo di 20 anni. Infine il calcio, Giacomazzi è nato un bel Lecce. E ora andiamo nelle pagine interne di quotidiano, Marine, che impresa andarci in bus, poche corse, molta attesa e tante tante lamentele. Trasporti oggi ogni 40 minuti per San Cataldo, un'ora per Torre Chianca e Casalabate, Peila dell'SGM, il presidente, non possiamo fare di più. Il litorale leccese e raggiungere le località balneari resta sempre difficile. L'emergenza incendi, campagne in fiamme, strade bloccate, fumo nero sui paesi, piromani scatenati e a Casarano torna l'incubo. Sulla destra, inferno di fuoco, paura sulla costa, in fumo, decine di ettari di pineta, Santa Maria al Bagno, lambite le case. L'estate, raggi X, Gallipoli, qui dorme, è diventato un optional, discoteche e lidi la fanno da padrone sul litorale, da mezzanotte fino all'alba è un vero incubo. Nardò, abbassate quel volume e torna la guerra dei decibel notturni, la musica fuori orario rende difficili le vacanze di chi sceglie il litorale. Rumori che rottura, movida da Schiamazzi, altro che tranquillità, troppa gente disturba il sonno, la Lecce la vita notturna scatena le proteste dei residenti. L'incendio di via Imbriani, un investigatore privato per l'attentato, vogliamo la verità, e un legale presenterà querela per tentata truffa, la compagnia assicurativa si affida all'assistente di Beppe Signori nel calcio scommesse. Sanità, concorso primario a rischio processo e anche sindacalista per incompatibilità, chiesto il rinvio a giudizio di Antonio Fernando Lupo.
Il caso Via con le stampe, caccia al ladro, il maestro Pignatelli in questura per il furto al sedile, il sindaco Perrone, le forze dell'ordine troveranno il colpevole. L'omicidio di Gallipoli, colpito al piede allo stomaco col fucile a canne mozze rubato. Oggi l'autopsia sul corpo del marocchino 29enne ucciso dopo una lite al mercato. Ruffano, ora in lutto l'intera comunità maghrebina. Il giovane viveva a Torre Paduli con i genitori. Infine concludiamo con lo sport. Lecce, quanto è difficile vendere, sempre più complicato piazzare Cacia e Diamutene, e anche Bergugnù ha un alto ingaggio. Domani si conclude il ritiro, oggi la Reggiana, il 18, test a maglia. Vedevo tutto nero, ora ho più fiducia. Giacomazzi ammette le sue paure dopo il disimpegno di Semeraro. Ho fugato i dubbi notando il lavoro di Osti e Cipollini. E anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Vi ricordiamo l'appuntamento a breve col nostro telegiornale. A tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...